Non sarebbe una notizia la mala grazia con la quale i consiglieri comunali del PD portano avanti ormai da anni e tra poco nella generale indifferenza la guerra santa per sbolognare Paolo Foti. Il fatto nuovo è che, definitivamente persi nell'ossessivo obiettivo da raggiungere, aggiungono nuovi e sgraziati capitoli alla faida anche quando la città, con migliaia di persone in piazza, si ritrova unita intorno al pannetto dell'Assunta. Comprensibile il fugace passaggio sulla intercessione invocata dal sindaco nel suo discorso pubblico, e chissà se Maria basterebbe per come si sono messe le cose, ma quanto fastidio, disagio, scoramento, persino rabbia ti assalgono nel leggere dichiarazioni e proclami tanto politicanti quanto guerrafondai, mentre la città che vorrebbero amministrare e salvare è in quello stesso momento sintonizzata con ben altri governanti. Demagoghi incalliti che non hanno resistito a mischiarsi a gratis nella folla per poi dichiarare, come si dice, a margine, ad utilizzare la processione come passerella dell'avanspettacolo politico e il palco come tribuna dalla quale ripromettere sfracelli. A nessuno di loro è neanche passato per la testa che nel giorno di Sant'Anna e San Gioacchino, delle preghiere e suppliche degli avellinesi che hanno stipato la piccola chiesa del rifugio, nel giorno che nel segno dell'Assunta consumeremo i giorni d'estate, la consegna facile facile da mantenere fosse quella della discrezione se non del silenzio. Sono così riusciti a gualcire anche il pannetto, possono fare ancora peggio.